Hamza Piccardo sta per iniziare la manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Qual è la situazione? Come mai avete deciso di venire qui? La situazione è molto critica, i bombardamenti continuano, oggi è stato distrutto il palazzo dei media e anche l'ufficio dell'Unione Europea a Gaza. Le vittime sono ormai quasi 150, si parla di oltre 1000 feriti e quando parliamo di feriti parliamo di gente che molte dei quali rimarranno invalidi per tutta la vita. Questo che stiamo facendo oggi insieme a moltissime altre città in Italia e nel mondo è per dare un segno ai nostri governanti che l'atteggiamento nei confronti di Israele deve cambiare. Israele non è la vittima, Israele è l'aggressore. Ecco, c'è molta polemica infatti su certe narrazioni, voi cosa ne pensate? Come mai succede questo? Tutto si basa su una mistificazione clamorosa che è alla base del mito fondatore del popolo di Israele, dello Stato di Israele, cioè che una terra senza popolo per un popolo senza terra. Il popolo esisteva in quella terra, era il popolo palestinese, è stato scacciato, ignorato da tutta l'Occidente, che doveva in qualche maniera mettersi a posto la coscienza per quello che era successo durante la Seconda Guerra Mondiale e per creare un fattore di instabilità che dà risultati tragici ancora oggi nel Mediterraneo. Mai le violenze si sono intensificate proprio in questo periodo? Cos'è successo? Sono successi due elementi importanti, e cioè lo sfratto di alcune famiglie palestinese da Sheikh Jarrah, che è un sobborgo in Gerusalemme Est, quindi la zona occupata, e una provocazione molto forte dei coloni su Masjid al-Aqsa. Da questo è cominciata tutta l'aggressione, ci sono stati spari, violenze, cariche, bombe assordanti dentro la moschea dell'Aqsa, che per noi è fondamentale proprio negli ultimi giorni di Ramadan. Questo ha toccato tutto il cuore di tutti i musulmani del mondo e oggi stiamo appunto manifestando non soltanto musulmani ma anche amici e fratelli, compagni di ogni genere che hanno a cuore la giustizia e la libertà a favore del popolo palestinese contro l'aggressione sionista.